Mi piacerebbe sapere dove andremo in vacanza. Oh, le Hawaii non sarebbero male. Ah, ragazzi, questa sì che è vita. Sole, mare, chilometri di spiaggia incontaminata e deserta. Oh, oh! Aiuto, aiuto! Il vulcano è in eruzione. Il villaggio di mio padre sta per essere distrutto. Il villaggio di tuo padre? Oh, sì. Lui è il capo e se tu ci salverai, potrebbe concederti la mia mano in premio. L'unica cosa che devi fare è fermare la lava rovente. La lava rovente? Oh, sei graziosa, piccina, ma non così graziosa. Acapulco sarebbe uno sballo. E chi abbiamo qui? Che ci fa questo sombrero con questa affascinante signorita? Forse per conquistarla posso cimentarmi nella famosa danza del sombrero. Oh. Anda, anda, anda. Ah. Le andrebbe di fare due passi? Già non credo che mia hermana mi lasci. E perché mai? Perché non ha gustato lo che ha hecho a su sombrero? Oh. Anche Venezia non sarebbe niente male. Oh, sole, miau! Dove si va, contessa? Da me ti faccio assaggiare una lasagnetta alla bolognese. Lasagnetta alla bolognese? Ma mi ci tuffo! Tutto piuttosto che restare qui. Tenermi sui carboni ardenti, vecchio mio. Dove andremo in vacanza? Hawaii? Rio? Costa Azzurra? O magari una crocierina ai Caraibi? Tieniti forte, micione bello. Ho una sorpresa per te. Ce ne andiamo in campeggio. Sto cercando di contenere la mia gioia. Miau. Miau. Noi ce ne andiamo in campeggio, noi ce ne andiamo in campeggio, con la sporta e la bisaccia. Con la sporta e la bisaccia, ah ah ah, non sto più nella pelle, faccio salti di gioia, sono così eccitato che quasi quasi mi metto ad abbaiare. Non fraintendetemi, il campeggio in fondo non è tanto male, a parte qualche piccolo inconveniente come il sole cocente, le file allo spaccio, i bambini che urlano, gli insetti e le notti all'addiaccio, è anche divertente. A proposito di divertimento. Ah, grazie, micione, stavo giusto cercando questa. Ah. Bene, ragazzi, i bagagli sono a posto. Siete pronti per il campeggio? Si parte. Io non so come dirtelo, mi piacerebbe davvero venire. Purtroppo devo restare a casa a curare la depressione. E tu sei pronto, Odi? Come viene anche lui? Questo taglia la testa al toro. Sarebbe alquanto declassante per me venire in campeggio con quel bavoso ospizio per pulci.